la omelia che devo fare oggi riguarda proprio questo atteggiamento strano da parte di Gesù. Mentre Gesù predicava, era circondato dalla folla, gli riferirono, perché si vede che in mezzo a tanta folla non riuscivano a passare: tua madre e i tuoi fratelli stanno fuori e desiderano vederti. Premetto per coloro che non lo sanno o non se ne ricordano che quando nel Vangelo si dice fratelli o sorelle di Gesù, si intende parenti. Da altre ricerche e da altre pagine del Vangelo ci accorgiamo che si tratta di cugini. A quel tempo i cugini venivano chiamati parenti. Quelli che vengono chiamati fratelli e sorelle mai vengono chiamati figli di Maria. Solo Gesù viene chiamato figlio di Maria, il che significa che erano parenti. Questo lo dico perché molti cristiani, quando si parla di fratelli e sorelle, pensano che erano figli della Madonna. Questo è sbagliato. Ma andiamo al discorso di Gesù. Perché quando gli fecero sapere tua madre e i tuoi fratelli stanno fuori e desiderano vederti, Gesù, anziché alzarsi, andare incontro e vedere che cosa avevano da riferire, restò calmo e tranquillo a parlare alla gente. E dire che non è che Gesù era lì momentaneamente e la sera prima si era coricato con sua madre e la sera dopo si sarebbe coricato con sua madre, no. Dalla casa materna San Giuseppe era già morto, se n'era già andato, non solo, ma era insieme con i suoi discepoli e quando arrivava la sera cenava e dormiva in casa di amici, di ospiti, magari in un altro paese, in un'altra città, in un altro villaggio. Quindi stupisce il fatto che, sentendo che sua madre e i suoi parenti gli volevano parlare, Gesù continua a svolgere la sua missione. Perché? Il motivo c'è. Lo capiamo dal Vangelo di San Marco, dove si dice che la madre di Gesù, forse costretta, tirata a furia di sentirselo dire dei suoi parenti, andiamo a parlarci, andiamo a convincerlo, andiamo a vedere perché si comporta così, perché fa questi discorsi, perché non ragiona come ragionano gli altri maestri, gli altri rabbi. La Madonna si era convinta, accompagno e vediamo cosa vi dice. Ma lei ci andò senz'altro senza una sua completa volontà. Perché volevano impedire a Gesù di predicare? Perché aveva un modo di predicare completamente diverso da quello degli altri maestri. Gli altri maestri che cosa facevano? Prendevano la Bibbia, leggevano e cominciavano a dire: Mosè faceva così,
gli antichi facevano così. Era una predicazione, una spiegazione, una catechesi, come vogliamo dire, fredda, fredda, a tipo una lezione, non uno. Gesù invece parlava al cuore della gente, si faceva ascoltare, che era un vero maestro, si faceva amare. Faceva discorsi talmente rivoluzionari e talmente diversi che la gente cominciò a dire: ma questo che vuole? Ma quest'uomo perché parla così? Ma perché non è come tutti gli altri maestri? Ma perché fa discorsi strani? Ma perché ci spinge a cambiare la nostra vita quando noi abbiamo fatto tutto quello che abbiamo fatto da sempre, sempre in un modo, sempre in un modo, sempre in un modo? Capitò a Gesù, capitò e capita ancora a tutti i profeti, che dicono cose diverse dagli altri e le dicono in maniera diversa dagli altri. Facciamo degli esempi. Ho letto io dei libri, diversi libri, di un prete che è morto, credo, una ventina di anni fa. Era un prete di Bergamo, si chiamava Primo Mazzolari, e faceva discorsi che erano molto diversi da quelli che facevano gli altri preti. Perché? Perché era un periodo 1950, 1952, 1954, in cui la maggior parte dei preti dicevano: i comunisti sono scomunicati, non possono andare in chiesa, non possono fare da padrini, non possono fare la prima comunione ai loro figli, non possono fare battesimi, e tutta una serie di discorsi di questo genere. Don Primo Mazzolari invece diceva: perché dobbiamo giudicare la gente secondo il partito politico? Vediamo che tipo di persone sono. Se sono iscritte al Partito Comunista e però credono in Dio e hanno fede, perché non li dobbiamo far entrare in chiesa? Perché non dobbiamo battezzare i loro bambini? Perché dobbiamo trattarli da scomunicati? E questo modo di fare era condannato non solo dai preti, ma perfino da certi vescovi, da certi monsignori, tant'è che scrissero una lettera al Papa dicendo: quest'uomo deve essere condannato, gli dobbiamo togliere la messa, ci siamo. Quindi sempre capita che uno che parla con discorsi diversi da quelli che fanno gli altri può essere sempre un po' colpito e condannato. Ora, con Gesù successe così, che lui diceva cose belle, il popolo lo amava, la gente lo seguiva, i malati erano guariti, i ciechi ci vedevano, i lebbrosi venivano purificati dalla loro malattia. Però, anziché averci piacere, i farisei e tutti i maestri di quell'epoca, delle cose belle che faceva Gesù, lo puntavano col fucile. Allora fucile non ce n'era, ma lo puntavano col dito e dicevano: quest'uomo è contro la legge di Dio, perché quando fai miracoli non guarda se è venerdì o se è sabato, e sabato i miracoli non si fanno, perché nella Bibbia c'è scritto che il sabato non si lavora. E ce l'avevano con lui e gliene dicevano di tutti i colori.
e lo avvicinavano e gli facevano domande difficili che secondo loro doveva cadere nei loro tranelli. Addirittura una volta gli portarono una donna che avevano trovato proprio calda nel letto di un uomo che non era suo marito. La trascinarono mezzo nuda. Abbiamo trovato questa donna che stava tradendo suo marito. La legge dice che dobbiamo ucciderla a colpi di pietra. Tu che ne dici? Era un tranello. Perché se Gesù diceva uccidiamola, avrebbero detto, bravo Gesù, bravo. Tu dici che dobbiamo essere capaci di perdono, che dobbiamo usare misericordia, e ora a questa povera creatura tu dici di ammazzarla. Ma che maestro sei, ma che uomo sei? Lo criticava. Se invece diceva lasciamola libera, avrebbero detto, arte, sei un uomo contro la legge e quindi sei da condannare contro la legge, allora uccidiamo a colpi di pietra non soltanto questa donna ma pure a te. Avrebbero detto così. E invece Gesù, mentre loro parlavano e accusavano quella donna, si chinò, tipo accosciato, e scriveva. Cosa scriveva? Il Vangelo non lo dice. Diciamola alla siciliana, morreggiava nella sabbia, faceva dei disegnini, non tanto per perdere tempo perché non sapeva la risposta, quanto per fare riflettere pure loro delle accuse che facevano. Poi si alzò, finì di scrivere e disse una cosa terribile. Chi è senza peccato, tiri la prima pietra a questa donna. E li guardò profondo negli occhi uno per uno. E siccome tutti avevano peccato, lasciarono cadere le pietre e se la filarono dritti verso casa. Restò Gesù solo con quella donna e le disse, donna, nessuno ti ha condannato, nessuno Signore, neanche io ti condanno, va e non peccare più. Il rimprovero di Gesù. Anche Gesù le disse, hai fatto bene, non ti preoccupare, un'avventura di tanto in tanto non guasta sangue. No, è che la provò, ammise il suo errore, però guardandola negli occhi disse va e non peccare più. Giustamente una donna che si sente dire così da un uomo che gli ha salvato la vita, non è che poteva tornare a peccare. Si è convertita e ha cominciato una vita nuova. Ma perché dico queste cose? Perché i suoi, a cominciare dai parenti, non capivano la mentalità di Gesù. Gesù era un profeta e predicava e agiva in maniera diversa da tanti altri maestri che c'erano a quell'epoca. E quindi il rispetto a sua madre c'era, non è che lui mancava del rispetto a sua madre, però disse chi fa la volontà del padre mio, quello è il mio fratello, mia sorella e mia madre. Stop, non si parla più. Questo discorso è molto importante perché i santi, quando dovevano svolgere la loro missione, non guardavano neanche il padre, neanche la madre. Che è vero che nel comandamento di Dio si dice onora il padre e la madre. Però quando il padre e la madre ti dicono di fare una cosa sbagliata, tu che fai? La fai, no? Ti porto due esempi, in maniera breve però.
C'è un santo, di cui forse voi avete sentito poco parlare, che si chiama Sant'Alfonso. Sant'Alfonso era figlio di una famiglia ricca e lo fecero studiare e diventò un grande avvocato, addirittura che aveva meno di 20 anni, ma era bravo, faceva cause e vinceva sempre. Una volta capitò che ci fu una causa importante, che c'era un suo cliente, che era un principe, contro un altro cliente, che era pure un nobile. Però l'altro cliente, il suo avversario, era amico imbrocchiato con la regina. Perciò i giudici, anziché tagliare carne e ossa e fare vincere la persona che aveva ragione, ha corretto ragione all'amico della regina. E Sant'Alfonso disse: questo modo di fare non mi piace, io non farò mai più l'avvocato. Si dimise dal palazzo di giustizia e disse: io mi voglio fare prete. Appena lo seppe suo padre, se lo caricarono tutti i diavoli. Lo rimproverò e gliene disse parolacce, ma grandi, grandi, grandi. E gli disse: fai quello che vuoi, ma io una lira non te la do. Vuoi farti prete? Liberamente. E poverino, cominciò gli studi per farsi prete, povero, povero, povero. La gente aveva compassione di lui, chi gli regalava un paio di scarpe, chi gli regalava la tonica, chi gli pagava un libro, e lui. E diventò prete senza che i suoi genitori approvassero la sua decisione. Un giorno cominciò a fare catechesi ai ragazzi nei quartieri della città di Napoli. Napoli è stata sempre una città importante. Un giorno in un quartiere, un giorno in un altro e un giorno in un altro quartiere. Lo seppe la regina, ci disse: vuole fare rivoluzione, le vuole andare contro, vuole preparare uno sciopero terribile contro il mio governo. Gli mandò gli sgherri che gli dissero: tu in mezzo alla strada catechesi non ne devi fare mai più. Chiedo niente fici. C'erano tante chiese a Napoli, anziché in mezzo alla strada chiamava i ragazzi dentro le chiese, un giorno una chiesa, un giorno un'altra, un giorno un'altra ancora, però senza che suo padre sapesse niente. Una volta suo padre entrò in una chiesa dove giusto giusto c'era lui che stava predicando, stava facendo la catechesi dei ragazzi, e di quello che gli usciva dalla bocca suo padre restò incantato. Ma erano passati circa 2 anni e non l'aveva riconosciuto che era suo figlio vestito in quel modo. Faceva: che bravo questo prete, che parole belle che dice. Però poi a poco capì, talerice, mio figlio è, mio figlio è. Gli venne, come dire, un rimorso al cuore, se lo andò ad abbracciare e gli disse: figlio mio, avevi ragione, la tua vocazione non era quella di fare l'avvocato, ma quella di fare il prete. E storie come quelle di Sant'Alfonso, di uomini e di donne che a volte fanno una cosa diversa da quello che dicono il Padre Mario, ce ne sono tante, ma giustamente non è che possiamo prolungarci. Ricordatevi che dobbiamo sempre ubbidire e onorare i genitori, ma quando il Signore ci ispira una vocazione diversa, allora l'obbedienza diventa una cosa sbagliata, perché prima di tutto vale la coscienza e ciò che il Signore ci chiama nella nostra vocazione.